Bene ragazzi, allora, nell'ultimo video in cui vi ho mostrato un clone dell'iPhone era veramente ben fatto e a poco più di 100 euro ti portavi a casa un telefono identico all'iPhone XR. Ma ora mi chiedo, se invece in questo video vi mostrassi il peggior clone di iPhone che sia mai stato realizzato, non sarebbe figo? Bene, 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 oggi penso che ci sarà molto da ridere perché il telefono che state per vedere, ragazzi, fa ridere in tutti i sensi. Prima di muoverci davanti al PC e vedere il telefono di oggi, mi raccomando, sotto a spolliciare raggiungiamo 6.000 mi piace e vi porto un altro video di cloni di cellulari. Ok ragazzi, allora eccoci qui pronti a vedere il nuovo disastro, volevo dire iPhone di oggi. Allora, questo coso che dalla scatola sembrerebbe esattamente un iPhone, in realtà si chiama iPhone i9 ed è una cosa a dir poco scabrosa. Sarebbe allora una mezza specie di clone dell'iPhone 3G/2G. Notare le dimensioni dello schermo e la qualità, cioè si vede lo schermo spento, si vede bianco. Già questo ti fa capire che è un iPhone con uno schermo scadente. Manco ci sta dietro la mela e c'ha perfino il flash. Ah, questa è un'aggiunta, c'ha il flash, cosa che non c'era in realtà sull'iPhone originale. High Resolution Digital Camera Phone, TV Phone, sì, cosa? 12.1 megapixel? Questo mi vorresti dire che questo iPhone dovrebbe avere una risoluzione di megapixel pari a quella di uno degli ultimi iPhone di nuova generazione, cioè questo clone qua? Allora, tanto che altro c'è dentro la scatola, le cuffie sembrano un pochino scadenti. Ci può stare, è un clone, ci sta che le cuffie magari facciano schifo. L'importante è che l'iPhone funzioni bene. E poi, infine, abbiamo il cavo. Ok, ecco qui il telefono in tutto il suo splendore con lo schermo bianco. Cioè, lo schermo è bianco nonostante il telefono sia spento, sta cosa è un po' preoccupante. Ok ragazzi, in quest'altro video vediamo un tizio invece che lo sta smontando per montare la batteria. Bene, questo qui è il telefono, vediamolo acceso, vediamo questa cosa fantastica. Che cosa? Ok, un mondo. Ah, ok, ecco qua il telefono. Per il momento, sì, oltre che una risoluzione dello schermo a dir poco penosa, il resto sembrerebbe ok. Sì, c'è uno schermo che è grosso quanto un dito, un pollice. No, ragazzi, allora, guardate, per favore, fate attenzione quando scorre sulla freccetta, quanto alla fluidità della freccetta. Fate attenzione alla fluidità della... Cioè... È impressionante quanto diamine è scattoso sto coso. Cioè, guardate ragazzi quanto va a rilento e quanto va a scatti. Ha cliccato sul pulsante per aprire il telefono, si è aperto dopo 3 secondi. Vi rendete conto? Ok, fantastico. Sì, con questa animazione spettacolare in grafica full HD, telecamera che c'è, cioè, con scritto JPEG che ci mette 10 anni per caricare le foto. E vabbè, non penso che queste siano foto scattate con questo telefono. Credo proprio di no, che siano foto inserite. Cioè ragazzi, a me queste animazioni scattose fanno ridere perché, cioè, guardate là, vi immaginate ad usare un telefono così tutti i giorni? Io penso che impazzirei, lo prenderei a cazzotti dopo un po', non resisterebbe 30 secondi nelle mie mani. No ragazzi, là, guardate qua, cioè guardate qua l'animazione, che cos'è? È bruttissima, va a rilento. Sapete la cosa più bella? È che questo telefono, ragazzi, stava su Amazon. Ora c'è scritto che non è disponibile, ma stava su Amazon. Cazzo, stava su Amazon, un clone. E guardate le recensioni. Ottime recensioni, una stella 82%. Yeah! Ora, ragazzi, no, scusatemi un attimo. Devo andare a cercare su YouTube un video della telecamera di questo telefono, perché c'era scritto, si vantava tanto, high resolution camera, 13 megapixel. Ok, vediamo un po'. L'animazione della fotocamera ti fa capire tutto. Ok, sì, si vede tutto, modalità notte. No, ragazzi, serve che aggiunga altro. Ditemelo, si commenta da sola. Serve che aggiunga altro, davvero?
sappiate anche una cosa, che questo telefono viene venduto, ho trovato un ragazzo che lo vende a 35 euro non trattabili, lo iPhone i9 Plus con due cover più due pennine. Cioè, ma di che stiamo parlando? Poi vai a leggere la descrizione, è tipo lunga, gigante, e ti passa la voglia di prenderlo. Ma scusate una cosa, perché qua c'è scritto 1.3 megapixel e là c'era scritto 12 megapixel high resolution cam? Mi state prendendo per il culo? Se pensavate di aver visto tutto, beh, vi sbagliate, perché questo telefono dovete sapere che ha una versione precedente, quella dell'iPhone, il clone dell'iPhone 2G, ed è ancora peggio, molto peggio. Vi faccio vedere, allora, eccoci qua. Intanto, cioè, la risoluzione dello schermo è talmente alta che è possibile vedere letteralmente ogni singolo pixel. Cioè, vi faccio vedere qua, ragazzi. Io non sto scherzando, cioè, si riescono a vedere veramente i pixel. Wow, fantastico, abbiamo un pennino incorporato al telefono. Take high quality photo, fai foto ad alta qualità, fotocamera sempre rapidissima. Fortuna che questo ci scherza, perché, cioè, la cosa... wow. E tonnellate di memoria, scusate un attimo. Come? 761 kilobyte, quindi manco un megabyte di memoria. Cioè, questo telefono ha meno di un mega di memoria, il che significa che non ci puoi mettere manco mezza canzone. What the fuck? Ascoltare la musica con cuffiette incredibili. Sì, ok. Che poi la musica non ce la puoi ascoltare a meno che ci metti una memoria esterna, perché non c'ha memoria, non c'ha sufficiente memoria. Fa anche un bel suono quando si spegne. Allora, voi vi immaginate un attimo, no, magari siete in classe, siete a un'assemblea di istituto, c'è tanta gente intorno, no? Tu dici, fammi spegnere il telefono, non dovesse arrivarmi una chiamata, un qualcosa, squilla, faccio una figuraccia. Quindi, sei lì vicino a tutte quelle persone e dici, spengo il telefono. Fai una figura di merda che non finisci più con questo cazzo di iPhone. Beh, ragazzi, che altro vi posso dire? Direi assolutamente che il video di oggi termina qui. Questo è o no il peggior clone di iPhone che abbiate mai visto? Se non è così, allora dovete assolutamente scrivermi qua sotto nei commenti un altro clone schifoso e bruttissimo che voi avete visto. Vi invito a lasciare tantissimi mi piace e raggiungiamo 6.000 mi piace per un altro video su cloni di telefoni. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, lasciate tanti commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!